Fino adesso l'uso che stiamo facendo del System 55 è gloriosamente monaurale, c'è soltanto un canale in uscita, perché apparentemente lo strumento è privo di pumpot. In realtà il pumpot può essere generato sdoppiando l'uscita su due amplificatori e mettendo un amplificatore sotto controllo di un segnale positivo mentre l'altro è sotto controllo di un segnale negativo, per cui i due livelli saliranno o scenderanno in maniera simmetrica. Per fare questo diventerà necessario collegare appunto due amplificatori e cominciamo a fare questo. Il primo amplificatore è già collegato, il secondo amplificatore lo andiamo a collegare adesso, quindi uscita positiva dell'altro amplificatore entra nell'altro canale, quindi uno suonerà su un orecchio, uno suonerà sull'altro. Attenzione adesso alla caratteristica: noi dobbiamo portare lo stesso segnale all'ingresso delle due strutture di amplificazione, quindi questo che è l'uscita del filtro entra dentro al primo multiplo disponibile, potrebbe essere, che ne so, questo qui. Da questo multiplo, con due cavi belli rossi visibili, portiamo due copie del segnale a due ingressi audio degli amplificatori 1 e 2. Ora, se noi duplicassimo questo envelope generator collegandolo qui e qua, i due amplificatori si aprirebbero così. Quello che invece proviamo a sperimentare è un comportamento di questo genere. Invece dell'envelope generator normale, proviamo a collegare il segnale di un'onda triangolare al controllo di lenta subaudio, al controllo di volume di uno dei due canali e vediamo come reagisce. Diamo un po' di livello. Sentiamo il suono che va e viene. Adesso, se io prendo la stessa onda triangolare, ma la prendo attraverso uscita invertita sull'altra uscita ausiliaria e la porto qui, ho l'impressione che il suono si sposti da un'orecchia all'altra perché i due volumi vengono modificati in questo modo. E se velocizzo il comportamento, magari usando una sinusoide che è più fluida e meno ripida, ho l'impressione di un autopan. Allora, qual è il percorso? Si tratta di, intanto chiudo un pochino il filtro per parlare più liberamente, l'uscita audio del segnale viene duplicata e mandata a due sezioni di amplificazione che vanno a canale sinistro e canale destro del mio sistema di registrazione. Tutto il meccanismo si tiene, faccio spazio tra la vegetazione, usando due copie del segnale di controllo, una dritta e l'altra invertita. In questo modo ho il pumpot o l'autopan gestibile attraverso regolazioni, con la possibilità di livellare i due segnali, eccetera, eccetera, in base al tipo di forma d'onda che attivo per il controllo. Fino adesso abbiamo usato gli envelope generator 911 dando per scontato la loro conoscenza. In realtà hanno delle peculiarità proprie che derivano dal loro essere, come dire, antichi come progettazione, che possono fare confusione a un'utenza alle prime armi. La prima differenza che salta agli occhi è che i parametri non si chiamano attack, decay, sustain, release, ma si chiamano T1, T2, T3 e ESUS, che non è mi quarta, quindi diamoci una calmata. La definizione dei parametri è quella ingegneristica sviluppata da Moog e Ussacheski nello scorso secolo e fa riferimento a time 1 attack, time 2 decay, time 3 release, energy sustain, appunto sustain. Per cui, facendo esperimento con questo envelope generator che è collegato attraverso envelope mount alla frequenza di taglio del filtro, vediamo come si comporta questo circuito. Il tempo di attacco è T1, mettiamo più escursione, va da immediatezza 2 millisecondi
a 10 secondi di straziante apertura. E allo stesso modo il T2 di Kay collega il livello di picco raggiunto alla fine di Attack con il livello di sustain che ora sto mettendo al minimo. Esus, che ripeto all'ennesima volta, non è la sospensione della terza, il ritardo della terza sul Mi, ma è il livello di sustain, permette di definire a nota tenuta il livello minimo generato in uscita dall'envelope durante la persistenza del gate. Se metto al massimo Esus, apparentemente di KT2 non funziona più perché non ha motivo di esistere, visto che da massimo a massimo già ci sono arrivato. Allo stesso modo, quando levo il gate di tastiera, cioè quando interrompo l'abbassamento della nota, entra in funzione T3 che fa il release, ma questo T3 è documentabile e verificabile soltanto se nei confronti dell'amplificatore io ho preventivamente messo un T3 sufficientemente ampio. E allora, levando le mani dalla tastiera, ho le lunghe code di release che posso differenziare su volume, controllo amplificatore, o timbro, controllo sul filtro, e in questo modo mi viene concesso di progettare la mia articolazione nel tempo. Il Sequential Controller 960 è il sequenziatore di passi che Moog ha messo in catalogo nel 1974 e che oggi è disponibile nella versione più compatta all'interno di questa macchina. Non è il miglior sequencer sul pianeta, anzi ha delle caratteristiche peculiari che lo rendono unico in tutti e due i sensi e va approcciato con un certo qual rispetto. Dal punto di vista della distribuzione dei comandi e dal punto di vista della struttura è un sequenziatore in grado di realizzare tre file A, B e C da 8 colonne, da 8 step. E ciascuna colonna, ovvero ciascuno step, è quindi dotato di tre regolazioni di tensione, i cui valori escono da queste coppie e da queste coppie attraverso moltiplicazione per 1, per 2 o per 4, e da una condizione di normal skip, lo step viene saltato, stop, la sequenza si ferma. Cosa significano questi comandi che moltiplicano per 1, per 2 o per 4 le tensioni generate? Normalmente l'escursione del potenziometro ha una corsa che copre 2 volt, anche se poi vedremo nella realizzazione Behringer è 2 e qualche cosa, quindi non è precisissimo come salto di ottava, bisogna stare attenti prima di raggiungere il fondo scala. Questo valore 2 volt, se moltiplicato per 1, appunto, produce 2 ottave di escursione, la prima ottava e la seconda ottava. Se viene moltiplicato per 2, produrrà 2 e altre 2 ottave, cioè 4. Se addirittura viene moltiplicato per 4, permette di coprire 8 ottave di escursione lungo l'intera corsa del potenziometro. Ovviamente io mi permetto di parlare di ottave per un motivo molto pratico, e cioè che nella maggior parte dei casi almeno la prima fila sarà collegata alla gestione di intonazione degli oscillatori e quindi il volto ottava mi torna come unità di misura di intonazione, ma altrettanto ovviamente se io prendo la stessa fila e la butto sulla frequenza di taglio del filtro o sul livello dell'amplificatore o sulla simmetria dell'onda quadra assumerà la sua tensione un significato differente all'interno della struttura di sintesi. Quindi non ha senso parlare di note e accenti eccetera, dipende il funzionamento della singola fila da dove viene collegato usando queste uscite, previa moltiplicazione per 1, per 2, per 4, fino a dove portiamo poi lo strumento, diciamo così, a ricevere queste tensioni. L'organizzazione verticale, dicevo, dello step, quindi prevede tre tensioni, una gestione di comportamento. Tecnicamente questo è un sequencer, come dicono quelli bravi, a memoria di registro, per cui qui specifica come deve essere letto il successivo, eccetera, 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 e dice lo step viene letto normalmente, per cui si passa, vado in velocità così è più evidente, dal precedente al successivo, oppure si può saltare uno o più step ritenuti non necessari, quindi
riconfigurando la sequenza a livello melodico, eventualmente perché risulta più corta. Se ho quattro step skippati, saltati, la sequenza attiva è soltanto pari a 1, 2, 7, 8 e queste informazioni memorizzate in 3, 4, 5, 6 vengono ignorate e quindi la sequenza diventa più corta. O in alternativa si può decidere che arriva di qua, ci si ferma. Diverso è il discorso relativo alla possibilità di avere loop o di fermarsi one shot. Questa decisione è demandata al nono step, che sta qui, che non memorizza nulla, ma memorizza soltanto un comportamento di stop o la sua, come dire, eliminazione a favore di una condizione di ripetizione incondizionata. Ora, la cosa importante è relativa a imparare da subito come si può differenziare la durata della sequenza. Il trucco è abbastanza semplice, se ci si rende conto, blocco temporaneamente, che ogni step è dotato di una selezione manuale, premendo il tasto rosso, che permette intanto sia di richiamare i valori programmati elettricamente, sia di automatizzare i cambi, ma anche di mandare fuori ogni volta che si attiva questo step una tensione gate o di richiamare questo step con un'altra tensione gate. Prendiamo ad esempio un sound trigger di questo genere, ogni volta che premo il tasto vado o posso richiamare un determinato comportamento a patto di convertire in questo caso l'S-trig della mia interfaccia MIDI in un V-trig richiesto da questo tipo di sistema. Notare, ho surrettiziamente introdotto nel discorso uno dei comportamenti ottenibili con l'interfaccia, prendo la tensione S-trig che mi serve per far partire gli inviluppi, entro in S-trig-in, esco da V-trig-out e questo V-trig, cioè il mio gate normale, lo collego alla colonna numero 7. Adesso dichiaro ufficialmente che ogni volta che premo un tasto, anzi, la prima volta che premo un tasto sulla mia Master Keyboard, si attiverà questo step. Questo comportamento, che prevede appunto la capacità di raggiungere lo step desiderato o di emettere un gate quando lo step desiderato è eseguito, può essere usata per ridurre la dimensione, la lunghezza della sequenza. La macchina originale, da questo momento in poi, comincia a diventare molto incontrollabile perché il Sequencer 960 originale non brilla per stabilità. In questa edizione va riconosciuto, c'è un miglioramento. Se io ho bisogno di una sequenza più corta, prendo l'uscita dello step che mi interessa come terminale e porto il suo, diciamo così, gate out all'ingresso in dello step 9. E quindi lui diventa il termine della sequenza subito dopo le note utili, perché richiama in attivo il comportamento di torna indietro. Ho bisogno di una sequenza di tre note, estraggo out dallo step numero 4. Se ho bisogno di una sequenza di quattro note, estraggo da 5. Ok? E a questo punto leggo le prime quattro, come si vede dall'accensione dei LED sopra questa colonna. È un sistema che funziona incredibilmente bene, che altrettanto incredibilmente diventa invece problematico, specie sulle vecchie edizioni, sulle prime vecchie edizioni del 960 originale, dove un classico dei comportamenti è vedere due LED accesi, anzi due lampadine Siemens T2 accese simultaneamente, che indicano che il sequencer è andato in bomba e quindi bisogna stoppare, ripartire, sganciare e ricominciare. Qui invece tutto sommato è più preciso. Con un rapido riassunto, quindi, le tensioni che programmo qui e che decido di usare, di non usare o di saltare con queste condizioni vengono emesse da questa uscita, questa uscita e questa uscita. C'è un altro discorso che è necessario alla capacità di articolare i gate con cui si aprono gli inviluppi. E questo è uno dei punti deboli di questa macchina, perché o si prendono tutte queste otto uscite e le si somma, ad esempio, dentro la interface 961, oppure ci si adatta a usare l'uscita di questo oscillatore, che ha delle ottave per velocizzare o per rallentare l'escursione, ma che, come vedremo dopo, rendono impossibile la creazione di pause. E questo oscillatore output, previa apposita conversione da V a S-trig, verrà poi usata per far partire gli inviluppi. Se preferite, l'idea è usiamo questo controller in sostituzione della tastiera con cui definiamo qual è l'intonazione dell'oscillatore e quando vengono aperti i due inviluppi che attivano la frequenza di taglio e attivano l'amplificatore.
Ultima cosa prima di lanciarci nelle sperimentazioni, la terza fila, i valori della terza fila possono essere ruotati alla modulazione del clock, per cui io potrei avere una condizione normale nella quale questi sono tutti a zero adesso, il sequencer cammina a una velocità costante, ma posso dire che questo step diventa molto più veloce, o questi step diventano molto più veloci, vengono eseguiti ma vengono, come dire, sparati a velocità diversa perché la tensione generata per questo e questo e questo fa accelerare l'intonazione del clock interno. Questo si ottiene attivando questo comando che quindi normalmente è meglio tenere sganciato in modo da ottenere il comportamento isoritmico. Come si sincronizza questo tipo di sequencer? Bisogna entrare qui dentro Shift e questo ingresso è parallelato al tastino, per cui quello che faccio manualmente avanzando un passo dopo l'altro posso ottenerlo buttando qui un'onda quadra o un segnale che sia sufficientemente articolato ancorché a bassa frequenza e che quindi mi permetta di far avanzare gli step sulla base della frequenza, della velocità con cui genero un treno di onde quadre che ho collegato a quel tipo di ingresso. Come è facile immaginare, non ci sono reset, non ci sono set che portino direttamente al primo passo, insomma è veramente un sistema, come dire, iniziale, arcaico di programmazione della sequenza, ma proprio per questo ha il suo fascino. Adesso che abbiamo fatto una scorpacciata di comportamenti teorici, possiamo cominciare a lavorare sulla pratica. Siamo pronti per sperimentare la conduzione dei segnali di controllo e dei segnali audio che è già realizzata. Usa un oscillatore onda quadra dentro al filtro passabasso, dentro l'amplificatore, posto il tutto sotto controllo di un envelope generator per il cutoff e un altro envelope generator non attenuato ovviamente per l'amplificatore. Le tensioni CV e gate per ora provengono dall'interfaccia MIDI CV. La prima cosa che dobbiamo fare è collegare il sequencer all'intonazione dell'oscillatore in modo da poterlo o sostituire alla tastiera o sommare alla tastiera. Per fare questa cosa prendiamo un cavo sufficientemente lungo per collegare una delle due uscite, sono parallelate, della fila A con cui decidiamo di gestire le intonazioni e portiamo l'uscita della fila A a uno degli ingressi control del gestore di tensioni allineato sotto al driver dell'oscillatore. Diciamo che entriamo dentro 2 e attiviamo 2. In questo momento, oltre alla mia tastiera, io sto controllando l'intonazione anche con questo. Chiaramente, per non continuare a ribattere all'infinito la nota mentre cercherò di accordare questi 8 step, mi conviene aprire il segnale dell'amplificatore e aprire un pochino di più il filtro per potermi concentrare sull'intonazione, perché adesso in assenza di quantizzatore devo stare attento a quello che faccio. Diciamo che il primo step è 0 volte, cioè mi dà la tonica, dico una parola grossa, mentre questo va su una quinta. Noterete, la difficoltà di accordare a orecchio questi step è stata risolta tecnologicamente attraverso l'adozione di un modulo di quantizzazione, che in questo momento però non è disponibile, ma che normalmente potrebbe essere alloggiato qui o in altri punti del pannello ancora vuoto nel cabinet, nella porzione più bassa del cabinet. Quindi è consigliabile procurarsi un quantizzatore, un ring modulator, un sample and hold, un LFO sincronizzabile, quelle cose un pochino più evolute che non erano previste nel design originale dello strumento cui questo System 55 Behringer è fortemente ispirato. Comunque, ammettendo che queste cose siano decentemente intonate e ho ottenuto queste intonazioni accordando uno step alla volta, questa è decisamente galante. Ok? Adesso, chiudendo questo e tenendo premuto un tasto della tastiera, posso attivare la sequenza sentendo la esecuzione delle intonazioni
a fronte dell'oscillatore filtrato e amplificato con una nota lunga tenuta. E funziona, per carità, però non c'è articolazione. Per ottenere l'articolazione, quello che devo fare è sostituire al trig, all'S-trig che ricevo dal MIDI USB, e direttamente il segnale prodotto dall'uscita dell'oscillatore interno. Ma attenzione alla fregatura, perché se collego direttamente io mi vado a scontrare contro la natura normale, moderna, positiva di questo oscillatore che produce un gate moderno, tra virgolette, e invece la vecchia natura dei 911 che sono concepiti per lavorare in inversione, quindi hanno bisogno di un S-trig. Allora, ciò che mi diventa necessario fare è una cosa di questo genere. Prendo l'uscita, come dire, del gate moderno, oscillatore output, entro dentro uno dei canali di V-Trig Input, poi vedremo qual è la differenza tra colonna A e colonna B, e l'uscita di questa elaborazione, finalmente, come dire, convertita in S-Trig Out, viene buttata alla gestione degli inviluppi. Se cambio nota sulla tastiera, grazie a questo modulo posso alterare l'intonazione, diciamo così, il transpose della sequenza, perché la sorgente 1 tastiera traspone i valori ottenuti da sequenza. Se voglio adesso accorciare la sequenza mentre parlo, acchiappo per dire l'uscita di 5 e mi preparo a richiamare questo. Adesso stiamo con queste quattro note mentre parlo a basso un attimo. Procediamo a prelevare l'uscita del segnale elaborato con la fila 2 e usiamola per dare degli accenti al filtro. Proviamo direttamente come collegando l'uscita DB a uno degli ingressi liberi sul passabasso e proviamo a aprire queste. Allunghiamo la sequenza. Gli accenti più attivi sono 1, 4, 7. Però posso cambiare ritmica. Così come potrei dire, prendiamo la fila di C e usiamola per modificare la simmetria dell'onda quadra prodotta dall'oscillatore. Diamo più tensione complessiva. Alcune note sono molto nasali, altre sono più aperte. Adesso abbiamo un problema serio, nel senso che in questa condizione il sequencer non è in grado di creare delle pause. Per creare delle pause, mentre parlo, stacco il controllo sull'onda quadra, perché non ci serve più, abbiamo capito come funziona e magari potrebbe invece distrarci nei confronti dell'ascolto normale, levo anche gli pseudo accenti. Per creare le pause con il 960 ci sono due tecniche, una folle e l'altra, come dire, diversamente folle. La prima condizione consiste nell'usare una fila del sequencer per spegnere le note che non si reputano necessarie, cioè si prende l'uscita del sintetizzatore, che è questa, questo è l'amplificatore sotto controllo di inviluppo, e la si fa passare con un altro cavo, prendiamo, anche se è un cavo lunghissimo, almeno di colore diverso e diventa più evidente, prendiamo questa uscita, la buttiamo dentro un altro amplificatore che questa volta collegheremo al sistema di ascolto. E questo sistema di ascolto lo attiviamo così per ora,
e diventa il nostro, come dire, il nostro comportamento, no? Adesso alcune possibilità. Posso dire, certi step verranno chiusi perché la tensione di controllo elaborata da questa linea, invece di essere 2 volt moltiplicato 1 moltiplicato quello che si vuole, sarà 0. Come dire, questo è il controllo di volume per i singoli step che io applico a questo amplificatore che è passante, che riceve l'uscita del sintetizzatore e la manda sull'ascolto. Facciamo partire la sequenza. Tutti gli step suonano, tranne questi che sto chiudendo. Segnalo, la cosa differisce dal comportamento di skip, perché se skippo degli step mi limito a comprimere la sequenza, mentre invece in questo caso la dimensione della sequenza 8 passi rimane uguale, ma io ho comprato dei comportamenti di pausa. Purtroppo, se ci fate caso, il sistema non è perfetto perché si sente la chiusura. Un'altra possibilità, mentre parlo, blocco, sgancio questo sistema e recupero la condizione originale, per cui riporto il vero amplificatore del sintetizzatore sull'uscita audio, consiste nel, ed è un vero incubo, ma siamo qui per stupirci, nel prelevare le uscite dei gate degli step che vogliamo, convogliarle all'interno di queste colonne e poi usarle, diciamo così, in OR, insomma, verso l'articolazione degli inviluppi. Vediamo di fare qualche esempio. Stacco l'uscita dell'oscillatore principale, che era quello che mi dava la sequenza tutto on, e comincio a tirare fuori degli step che collego a questa fila. Proviamo con questo, facciamo partire. Adesso accorcio purtroppo i release, poi su questo parleremo dopo, per sentire soltanto quella nota e comincio ad attivare altri step. Questo, più questo, più questo. Stringiamo ancora. Mettiamoci altri segnali ancora. Non è un sistema comodissimo perché, tra l'altro, bisogna anche riuscire a fermarsi in un punto dove non ci sia tensione, eccetera. Però permette di creare dei buchi. L'altra cosa curiosa è che qui sono potenzialmente 8, ma qui in fila c'entrano 6. Quindi è chiaro che si prevede per forza di cose che almeno 2 step siano di pausa. C'è un'altra caratteristica curiosa, cioè io potrei convogliare 2 degli step, qualsiasi, ho preso questi 2 cavi rossi perché mi sono capitati per primi tra le mani, nell'altra colonna, perché le tensioni convogliate nella colonna B passano all'interno di questo sagomatore di dimensione, per cui è la percentuale legato staccato. Di base questi gate escono al 90%, sono molto lunghi. In questo modo qualcosa si può stringere. Non è un sistema perfetto, ma proviamo a spostarli tutti quanti per sentire la differenza e capire come e cosa posso uscire fuori. Allargo, stringo, facendo uscire le pause. C'è un problema serio nei confronti di questo modo di lavorare e deriva dalla impossibilità di usare dei release lunghi. Creo una sequenza con molte meno note perché stacco un certo numero di gate out, di fatto eliminando note dall'esecuzione, dalla somma delle articolazioni, per cui teoricamente adesso ho nota on, pausa, nota on, pausa, 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 nota on, pausa. Il mio problema è che se mi metto in una condizione di esecuzione con un suono, come dire, articolato correttamente con un po' di release, sentite quello che succede. Io sento le articolazioni, ma nelle code di release sento anche le variazioni di intonazione.
Perché un conto è isolare i gate, diverso è il problema di isolare solo questa intonazione e questa intonazione e questa intonazione, fregandosene delle altre. Questa cosa non si può fare uscendo così semplicemente e non si può risolvere con questa configurazione, a meno di non inserire lungo questo cavo un sample and hold che riceve le note del sequencer. Campiona la nota con questo gate, la prolunga, campiona questa nota con l'altro gate, la prolunga e campiona questa nota. Normalmente nei sequencer commerciali moderni il sample and hold è già compreso dentro la struttura di sequenza stessa. Qui non c'è, per cui dobbiamo rassegnarci o facciamo le note molto corte, però dobbiamo poi essere pronti a capire qual è il tipo di risultato che otteniamo. Ok, oppure ci rassegniamo a sentire questo smiagolio che non può essere risolto. Vorrà dire che uno dei posti per ora chiusi col pannello cieco qui nella parte bassa del cabinet inferiore verrà occupato dal sample and hold che diventerà indispensabile per processare questa riga, o meglio ancora potrebbero servire tre sample and hold e magari tre quantizzatori per poter processare attraverso latching, cioè attraverso prolungamento artificiale e attraverso quantizzazione, il funzionamento di quello che abbiamo fatto. Per risolvere questa cosa, come tanti prima di noi hanno fatto, la soluzione migliore a questo punto consiste nell'usare direttamente l'uscita dell'oscillatore principale, fregandosene delle pause e sparando la classica sequenza a 8 note e tanti saluti. L'interruttore sequenziato 962 che sta qui è molto importante perché permette di aprire appunto in sequenza uno, due o tre flussi diversi di audio o di dati sulla base di un segnale shift che viene gestito attraverso produzione esterna. Come dire, c'è la possibilità o localmente oppure a distanza di attivare un canale, due canali o il terzo canale su un'uscita. Nella macchina vera è bidirezionale, scopriremo dopo se anche qui la bidirezionalità è rispettata oppure no, attraverso ricezione di uno shift o attivazione locale premendo tasto 3, tasto 2, tasto 1. A cosa può servire quindi? Ad esempio a mandare verso gli oscillatori una volta queste 8 note, poi la seconda volta queste altre 8 note, avere una sequenza da 16, o magari poi anche la terza fila di intonazioni e quindi avere una sequenza lunga 24 note. Per studiare questa cosa e per capire quello che sta succedendo, dobbiamo ovviamente mettere il sistema nella condizione di poter suonare e poter generare un comportamento, tra virgolette, normale. Allora, come al solito, ripartiamo, prendiamo il CV dall'interfaccia MIDI che arriva a questo multiplo e da questo multiplo lo portiamo all'ingresso di controllo numero 1 del nostro smistatore, dentro cui ci preoccupiamo di verificare che l'interruttore 1 sia aperto. Usciamo da questo smistatore come frequency control e andiamo dentro il controllo di frequenza del driver che sta immediatamente sopra. Non abbiamo fatto ancora nulla perché da questo driver dobbiamo portare con la classica catena l'uscita dell'intonazione verso link e poi portare da questo link in true a questo oscillatore e a quest'altro oscillatore, ammesso che si voglia lavorare con tre oscillatori, ma per sicurezza abituiamoci a vedere sempre attivo questo collegamento, non ci fa male, e allo stesso modo con altri cavi più corti portiamo anche l'uscita del controllo di simmetria all'ingresso di simmetria locale dell'oscillatore e in true mettiamo sotto controllo anche le altre simmetrie. Ora, essendo io una persona particolarmente cattiva, nonostante si sia creata la catena dei tre oscillatori schiavi, userò in audio soltanto il primo oscillatore rampa mandandolo dentro al classicissimo filtro passabasso che in maniera altrettanto classica manderò poi sull'amplificatore, questo amplificatore, che ancora classicamente collegherò attraverso uscita out al sistema di ascolto. Il che vuol dire che il mio oscillatore intonabile suona la frequenza che gli do con il timbro che decido sulla mia master keyboard. Ok? Suono l'intonazione che mi serve e so che il mio filtro risponde e il mio amplificatore risponde. Altra metà del controllo.
la tensione di gate, che loro chiamano S-trig, arriva qui. Da qui ne porto due copie, altri due envelope generator 911, questo e questo, e come ho già fatto diverse volte, prendo l'uscita del 911 di destra e ci gestisco l'amplificatore. Ok, per cui mi suona quando premo il tasto, e con il 911 envelope generator di sinistra entro dentro l'external input di questo modulo control voltage che collego al passabasso vicino. Per cui ho comprato un envelope mount con cui poter far suonare articolato timbricamente la mia sequenza. Adesso quello che devo andare a verificare è la possibilità di intonare 8 più 8 note collegando le uscite, due o tutte e tre che si voglia, a questi ingressi. Comincio a preparare il collegamento portando dei cavi non necessariamente lunghissimi, ma anche chi se ne frega. Prendiamo questo e entriamo qui. Prendiamo questo e entriamo qua. E per ora ci limitiamo a 16, poi dopo facciamo anche la terza fila. E l'uscita di questo smistatore, di questo interruttore sequenziato, output, viene collegata, come abbiamo visto in precedenza, al uno degli ingressi liberi nel control, nella gestione delle tensioni che vanno al driver. Lo attiviamo direttamente, il che vuol dire che ora il mio oscillatore, suona un tasto e tengo premuto, riceve questo, apro un po' il filtro, riceve questa fila perché è aperta la prima porta dell'interruttore sequenziato. Ma se io faccio così e attivo la seconda porta, posso diventare scemo a girare questo, perché adesso quello che è attiva è la fila di sotto. E quindi in questo modo posso intonare 8 più 8 sequenze avendo cura di automatizzare la transizione. Ancora non sto spiegando come si fa a passare in automazione da uno all'altro, ma il trucco è tutto quanto nell'ingresso shift. Comunque, con la santa pazienza e sfidando le leggi della fisica, cominciamo a accordare queste esaltanti prime 8 note aprendo l'amplificatore e sfidando la sorte. Queste sono le prime 8 note. Potrebbero starci. Adesso apro la seconda fila, cioè quella che corrisponde a questi step, e accordo altre cose. Allora, cominciamo, chiudiamo intanto per capire chi vince e chi perde, cominciamo a tirare fuori la tensione di controllo dell'oscillatore interno, cioè del clock del sequencer, la convertiamo da V-trig in S-trig e portiamo l'S-trig convertito alla gestione degli envelope. Questa è la fila di sopra. Questa è la fila di sopra e questa è quella di sotto. Se io adesso estraggo cavo rosso il gate dal primo step e lo collego a shift, ho l'alternanza automatica di 8 più 8. E quindi la sequenza è diventata da 16. Appetito vi è mangiando, colleghiamo anche la fila 3, cioè C,
nella terminologia originale, all'ingresso 3. Sgancio temporaneamente il motore di shift automatico, altrimenti non divento matto per accordare le cose. Mi sintonizzo sulla terza fila, apro cutoff e livello iniziale. Abbiamo prima fila, seconda fila, terza fila che accordiamo meglio, e adesso automatizziamo la transizione con shift tra prima, seconda e terza. Ci posizioniamo su set 9 in modo che parta allineato. Diamo una velocità un pochino più allegrotta e via. 24 step.